Buonasera, benvenuti. Serata di festa per la BCC di Aquara, presso l'Hotel Ariston di Capaccio Pestum. L'incontro con i soci e i clienti è stato un momento importante per evidenziare gli ottimi risultati raggiunti dall'Istituto Creditizio nel 2023 e proiettarsi con grande fiducia all'anno appena iniziato. La serata ha avuto un momento di forte emozione quando lo storico direttore Antonio Marino ha annunciato il suo congedo dalla carica da fine aprile per andare in pensione. La platea ha reagito con un lunghissimo, affettuoso applauso. L'evento è stato allietato dalla presenza canora di Mietta e Saldavinci ed è stato presentato da Stefania Cavaliere. Stasera presentiamo anche le slide della chiusura del bilancio di esercizio 2023. Il nostro 46esimo bilancio di esercizio, che chiudiamo con circa 5 milioni di utile. Quindi come banca è andata fin troppo bene. Siamo fiduciosi per quello che verrà. Per quello che verrà siamo fiduciosi soprattutto perché, se è vero come è vero che la BCE dovrebbe incominciare a ridurre i tassi di interesse, vuol dire che sarà nuova iniezione di fiducia alle imprese, ci sarà nuovo ossigeno per le imprese, si incomincia a muovere, si incomincia a spendere perché i tassi si diminuiscono e quant'altro. Oltre a questo c'è il discorso che i dati della nostra economia, del territorio, sono abbastanza incoraggianti perché i nostri settori produttivi maggiori di questo territorio, turismo, agricoltura e quant'altro, reggono abbastanza bene, quindi voglio dire, siamo fiduciosi di quello che può essere il 2024. È ovvio che ci sono tante incognite, abbiamo guerre alle porte, abbiamo quello, abbiamo quella, ci sono queste cose, però diciamo che in questo momento la situazione è positiva. Quindi questo, siamo fiduciosi per anche per quest'anno, quindi credo che non dovremmo avere grossi problemi, insomma.